Ballo della Lucania, Palazzo della Cultura, Aula Consiliare in occasione del convegno Servizi Sociali e Comunità Violenza di Genere organizzato dal sindacato FSE USAE, dal piano di zona S8 con il patrocinio del comune di Ballo della Lucania, dell'ASL di Salerno e tantissime altre autorità sostenitrici. Noi spesso, quasi sempre, siamo i primi ad avere un contatto con la vittima. Vabbè, oggi naturalmente è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo trovati ad organizzare questo evento essendo come sigla sindacale sempre da parte dei lavoratori e dei cittadini in generale. Naturalmente questa giornata è una giornata di sensibilizzazione proprio su questa problematica. Noi come sigla sindacale nella sanità rappresentiamo, cioè sono presenti il 70% di donne e quindi oltre a fare l'assistenza meramente sindacale, noi siamo sempre a fianco alle nostre iscritte in questo caso, e così possiamo seguire eventuali anche problematiche che potrebbero nascondersi, come quella che potrebbe essere la violenza in ambito familiare. Sì, è una manifestazione che oramai è diventata un appuntamento fisso ogni anno qui a Ballo, in linea con quello che accade a livello internazionale. Oggi a livello internazionale appunto si fa memoria di quelle che sono le vittime della violenza di genere, di questo oltraggio perpetrato nei confronti della donna, e lo facciamo da alcuni anni anche in questo territorio, forti di quello che è l'impegno profuso attraverso il piano di zona con il centro antiviolenza. È un'iniziativa che oggi abbiamo organizzato appunto come piano di zona, come comune di Valle della Lucania, coinvolgendo questo centro che sta facendo tanto bene sul nostro territorio. Lo sta facendo in termini non solo di affronto delle emergenze che ci sono, purtroppo ahimè ci sono, ma anche come prevenzione rispetto a questo dramma. Sì, in effetti è un servizio che sta funzionando sul territorio, offre un aiuto concreto alle donne e ci sono anche dei risultati concreti appunto. Siamo attivi dal 2015, c'è un crescendo anche in termini di valutazione dei risultati. Questo purtroppo ci parla pure di un fenomeno che è in emersione, però almeno ci sono donne che chiedono comunque aiuto. Abbiamo un numero di cellulare 347-774-7493 che è H24, è sempre attivo, e poi siamo collegati al box ministeriale 1522, oltre ad avere una mail cavambitos8@gmail.com, e poi vabbè, tramite i servizi sociali, le forze dell'ordine, tranquillamente siamo raggiungibili. Sì. Sì, l'evento di oggi è importantissimo, un evento di grande spessore sia per il tema trattato e sia soprattutto per i relatori presenti oggi. Ho apprezzato moltissimo, come docente di diritto ma anche come avvocato impegnato nel diritto di famiglia, l'apertura dell'incontro di oggi alle scuole, quindi agli alunni e agli insegnanti. È vero, è importantissimo conoscere per agire, ma è altrettanto importante prevenire, quindi educare per prevenire. È agghiacciante sentire i numeri della violenza, numeri che molto spesso non ci impressionano neanche più, perché si sentono quotidianamente, ma la cosa importante è capire quanto sia importante invece educare i ragazzi al rispetto, educare i ragazzi al sentimento nei confronti dell'altro. Solo così è possibile, o sarà possibile, prevenire le forme di violenza, soprattutto le forme di violenza di genere, e quindi sentir scemare sempre più questi numeri che oggi ci fanno tanto paura.